Alle 22.08 la panda rossa di Pierina entra nel garage di via del Ciclamino. La donna parcheggia l'auto nel suo box. Apre la porta a tagliafuoco per prendere l'ascensore o le scale che dal seminterrato portano ai piani superiori. In quel frangente Pierina nota qualcuno che la saluta con un ciao. Poi una telecamera registra le grida della pensionata, 7 urla strazianti. È in quei momenti che la donna viene uccisa. Poi il suo assassino scappa. La telecamera della farmacia del complesso di via del Ciclamino riprende la sagoma di un uomo alle 22.20 mentre si allontana a passo spedito con una busta in mano. La ricostruzione degli angoscianti momenti dell'aggressione a Pierina Paganelli, la pensionata uccisa nei garage del suo condominio lo scorso 3 ottobre, è al centro delle indagini. Gli investigatori hanno raccolto dettagli che dipingono le varie fasi del delitto, in particolare i tragici istanti in cui si è consumata la tragedia. Tutto sembra indicare che l'assalitore sia un uomo, sia la voce udibile nel breve saluto registrato dalla telecamera, sia la sagoma della figura che si allontana dal condominio dopo l'omicidio appartengono a un individuo di sesso maschile. Tuttavia manca il volto e gli inquirenti stanno concentrando gli sforzi nel tentativo di identificarlo attraverso analisi della voce e delle caratteristiche fisiche della persona in fuga. Ma c'è di più. La figura tiene stretta in mano una busta di plastica, probabilmente buttata via poco distante dalla scena del crimine. Il contenuto della busta potrebbe essere l'arma utilizzata nel delitto o i vestiti macchiati di sangue che l'aggressore si è forse tolto dopo l'omicidio. Forse entrambi. Il mistero attorno al caso di Rimini potrebbe avvicinarsi alla soluzione. Ci sono individui sospettati, uno su tutti. Un possibile movente è emerso. Tuttavia, gli investigatori procedono con estrema cautela. La prudenza guida ogni loro passo. Prima di effettuare un eventuale arresto, intendono raccogliere ogni possibile elemento, senza trascurare alcun dettaglio. Non si può dare per scontato che l'autore dell'aggressione abbia agito da solo. L'omicidio è indubbiamente frutto di una pianificazione meticolosa. Per comprendere la sequenza degli eventi, gli esperti forensi hanno simulato la scena coinvolgendo 2 persone, una delle quali di pelle scura. Questo dettaglio è rilevante. Secondo gli inquirenti, basandosi sui video, l'individuo che si allontana dal condominio è alto circa 1,80 m e potrebbe avere la pelle scura, dettaglio dedotto dalle immagini, sebbene non nitide, delle telecamere di sorveglianza. Queste caratteristiche fisiche coincidono con uno dei sospettati, Luis da Silva, un senegalese. È emerso, dopo l'omicidio della pensionata, che Luis era l'amante della nuora di Pierina, Manuela Bianchi. Pare che l'anziana avesse scoperto il tradimento della nuora e potrebbe averlo riferito al gruppo dei Testimoni di Geova, a cui entrambe appartenevano. Tanto è vero che il giorno successivo alla morte di Pierina, gli anziani della congregazione religiosa avevano in programma di discutere il destino di Manuela all'interno del gruppo. All'interno della comunità religiosa, l'adulterio è categoricamente condannato, a meno che non vi sia un profondo pentimento. Tuttavia, sembrava che Manuela non avesse compiuto alcun passo verso il ravvedimento. La sera del 3 ottobre, la donna aveva intrattenuto una lunga conversazione via chat con Luis, apparentemente centrata sull'incontro previsto per il giorno successivo. In seguito, entrambi hanno cancellato la chat, ma fortunatamente alcuni esperti informatici sono riusciti a recuperare alcuni messaggi, attualmente in fase di analisi. Nel frattempo è emersa una nuova informazione. Recentemente un testimone ha rivelato che Luis e sua moglie, Valeria Bartolucci, avevano accesso a un garage e a un appartamento in via del Ciclamino. La coppia sembra non aver comunicato questo dettaglio agli investigatori, impedendo loro di esaminare questi luoghi cruciali. In risposta, Davide Barzan, consulente di Valeria, ha smentito le dichiarazioni del testimone, affermando: attualmente Valeria non è in possesso di alcun garage, oltre a quello che già conosciamo tutti. È stata in possesso di quel garage oltre un anno fa, quindi siamo di fronte a un'altra notizia falsa. Ha riconsegnato le chiavi molto prima della morte di Pierina. Smentisco quindi la notizia, gli inquirenti sanno già tutto.
Curiosamente, non c'è alcuna menzione della maglietta che Luis indossava la sera in cui è avvenuto l'omicidio di Pierina. L'uomo afferma di non riuscire a ritrovarla e quindi non l'ha consegnata agli investigatori. In alternativa, ha fornito una descrizione di un'altra maglietta, una t-shirt bianca a maniche lunghe. Tuttavia, gli inquirenti dubitano che fosse proprio quella indossata la sera del delitto. Da cosa scaturisce questo dubbio? Probabilmente dai filmati delle telecamere, in particolare da quello di una farmacia, dove si nota un individuo alle 22:20 allontanarsi dal condominio con addosso una maglietta bianca a maniche corte. È per questo motivo che, come anticipato, le indagini si stanno concentrando sempre di più su Luis, vicino di casa di Pierina che abita sullo stesso pianerottolo. Sullo stesso piano vive anche la nuora di Pierina, Manuela, e naturalmente la moglie di Luis, Valeria. L'unico non residente nel condominio di via del Ciclamino è Loris Bianchi, fratello di Manuela. Tuttavia egli era presente la sera dell'omicidio. Aveva condiviso la cena con la sorella e la nipote minorenne. Loris è tornato a casa, a Riccione, intorno alle 23, meno di un'ora dopo il tragico evento. Riguardo a Valeria, invece, afferma di essersi ritirata per la notte alle 22, dopo aver guardato un film con il marito. Quest'ultimo, a sua volta, afferma di non essere mai uscito di casa per tutta la serata. La sua versione dei fatti è questa. Quando mia moglie si è spostata in camera, io sono rimasto sul divano della sala a guardare la televisione. È veramente così? Oppure sta mentendo? Pierina è stata brutalmente aggredita a morte alle 22:10, al suo ritorno dalla sala del regno. Il suo corpo martoriato è rimasto abbandonato nei garage per tutta la notte, immerso in una pozza di sangue. L'assassino l'ha colpita 27 volte con un coltello da cucina, lo stesso utilizzato per affettare la carne. Solo alle 8 del mattino successivo il corpo è stato scoperto, quando la nuora è giunta sul posto. È stata lei a fare la tragica scoperta. Luis è stato avvisato e si è recato nei sotterranei. Inizialmente Luis ha raccontato agli investigatori di aver toccato il corpo di Pierina per verificare se fosse ancora viva, ma i soccorritori del 118, giunti prima di lui sul luogo, hanno smentito questa affermazione. C'è il sospetto che Luis abbia anticipato l'eventuale presenza delle sue impronte o del suo DNA sul cadavere. E c'è di più. Ha dichiarato di essere sceso nei garage scalzo durante la confusione. Quando gli investigatori si sono presentati a casa sua per sequestrare i suoi vestiti nei giorni successivi, ha omesso di consegnare non solo la maglietta precedentemente menzionata, ma anche le scarpe che indossava il giorno del delitto. Queste ultime le ha fornite solo successivamente. Forse ha esitato nel farlo perché avrebbe contraddetto la sua affermazione di essere rimasto a casa per tutta la serata, creando incoerenze nella sua storia. Per quanto riguarda la relazione segreta con Manuela, la moglie Valeria non ne era a conoscenza. Pierina aveva sospettato qualcosa, ma non sapeva che l'amante della nuora fosse Luis, vicino di casa di entrambe. Tuttavia, la notizia poteva scoppiare da un momento all'altro, con conseguenze esplosive. È possibile che Pierina sia stata eliminata per questo motivo? Loris respinge fermamente un movente del genere, affermando: «Secondo me la soluzione non sta in questa situazione. Mi sento sospettato solo dai media, non ho avuto contatti con le forze dell'ordine da oltre 2 mesi». Loris sostiene che l'assassino potrebbe provenire da un'altra direzione. Attualmente Loris lavora per una società specializzata in servizi di pulizia condominiale e giardinaggio. Dopo essere entrato nella lista dei sospettati, ha subito gravi perdite sul fronte lavorativo e si sente sempre più isolato. Va notato però che né lui né gli altri 3 sospettati, Manuela, Luis e Valeria, sono ufficialmente sotto indagine. Nei prossimi giorni arriveranno i risultati degli esami scientifici sul materiale sequestrato. Se anche solo una traccia di Pierina dovesse essere trovata su uno di questi oggetti, tutto cambierebbe immediatamente. Anche nella casa del padre di Manuela e Loris, Duilio Bianchi, sono stati sequestrati asciugamani e fazzoletti sporchi di sangue. L'uomo afferma che il sangue sia suo, sostenendo di essersi tagliato durante la rasatura.
gli investigatori hanno prelevato campioni di liquido dal filtro della lavatrice per cercare eventuali tracce di sangue e fugare ogni dubbio. Un vicino ha riferito che la notte tra il 3 e il 4 ottobre, poco dopo l'omicidio di Pierina, la lavatrice di Duilio Bianchi era in funzione. Nonostante le circostanze, l'uomo respinge ogni sospetto e difende strenuamente i suoi figli. Tutti e quattro i sospettati hanno scelto di essere difesi dallo stesso team di avvocati, una scelta fuori dall'ordinario. Questo è solo uno dei tanti aspetti strani in un caso che potrebbe trovare una risoluzione durante le festività.